torsi, bisogna ricominciare lentamente a riabituarsi a questi appuntamenti che sono poi interessanti perché c'è un'ottima cena, c'è la musica e il canto bellissimo di Clotilde che ci accompagna nel corso di alcuni momenti della serata e abbiamo in genere degli ospiti illustri. Come questa sera abbiamo l'autrice di questo libro molto bello, anzi se me lo dai, Sì, ma faccio c'è una vedere, volta, una volta eccolo che qua, che è il Normanno, vedete, di Eleonora Davide, questo libro che io ho avuto modo di vedere, di leggere, ed è molto interessante perché tra l'altro, poi ve lo dirà direttamente lei, è ambientato nelle nostre terre, quindi tra il castello di Monteforte. Montoro, se ricordo bene, è vero, quindi è una storia fantasiosa, però attenta anche a dei riferimenti storici importanti di quel periodo, per cui è un libro di piacevolissima lettura, devo dire la verità, molto molto bello, scritto da Eleonora qualche anno fa, però un romanzo storico rimane sempre attuale, non ha tempo. E detto questo, voglio ricordare un appuntamento di grandissima rilevanza per l'Accademia che avevamo dovuto celebrare lo scorso anno, ma che a seguito della pandemia non abbiamo potuto svolgere, la solenne apertura dell'anno accademico, quest'anno coinciderà con i 400 anni, l'anno scorso a dire vero, 400 anni, noi li celebreremo quest'anno. 1620-2020 dell'Accademia di Gloriosi. Per cui il pranzo di gala organizzato nella sala della Vigna, dell'Hotel della Vigna, non più Sala Rosa perché è cambiata completamente il suo aspetto durante questo periodo di chiusura dell'hotel, avverrà con un pranzo di gala molto elegante, si intitolerà Alla corte di Caracciolo, quindi immagineremo di ritrovarci 200-300 anni fa alla corte di Caracciolo, alla presenza di Don Agostino e di Donna Giovanna Caracciolo che saranno presenti all'evento, avremo questo momento molto particolare, dove vi saranno alcuni artisti di grosso calibro, tra cui una mezzo-soprano bravissima, Marisa Marisa Portolano, non mi dimentico sempre il nome, del Teatro San Carlo. Una gran bella donna che vive da Napoli, dove vive al vomero col marito, che è un musicista famoso, ci sarà anche lui, un pianista eccezionale, che ha studiato con Phil Collins e il produttore dei cantanti napoletani, quelli però non i neomelodici, ma quelli di un certo livello, James Sinise, eccetera, producono, c'è cioè questa casa discografica con cui producono questi artisti importanti. Per cui avremo dei momenti musicali legati all'opera, all'operetta, dei momenti legati alla musica internazionale, legati ad alcuni brani particolari della melodia napoletana, eccetera. E poi vi saranno altre sorprese nel corso di questa bellissima giornata che trascorreremo il 14 novembre, domenica, a pranzo all'Hotel della Villa. Che dire altro? Abbiamo già iniziato con una serie incredibile di attività da giugno in poi, 2 domeniche fa abbiamo fatto un'escursione bellissima in Altiarpigna, Carife e a Zungoli, affollatissima tra l'altro con 55 partecipanti e è stato veramente un momento bellissimo che da tanto tempo non vedevamo insieme tanti soci. Ma quest'estate siamo stati in Umbria, siamo stati in Trentino in Alto Adige, siamo stati in vacanza al Marinacre, abbiamo fatto il pranzo a Montevergine con la visita dell'Abbazia, poi la mostra d'arte contemporanea, venerdì scorso dal Vescovo la presentazione del DVD sulla vita di San Molestino, San Flaviano e San Fiorentino, i santi patroni, i nostri santi patroni, quindi una serie incredibile perché c'è tanta voglia di fare e di recuperare quello che è il tempo perduto. Per cui è importante che ci sia questo incontrarsi, questo stare insieme. E mi auguro che questa serata, diciamo,
poco affollate, apposta poi col tempo, con gli appuntamenti che saranno continui, perché ne abbiamo un programma veramente tanto, si possa riempire sempre di più, anche perché piuttosto che stare chiusi in casa, secondo me la cosa è quella di stare in compagnia, ascoltare un po' di musica, mangiare bene, ascoltare relatori di un certo livello, e poi la cosa più bella appunto è lo stare tutti quanti insieme, la cosa che ci è mancata di più in questo periodo. Bene, detto questo, vogliamo, non so, vogliamo iniziare con Hilde, che legge un qualcosa sul libro di Leonora Davide, una sua recensione, che uscì quando il libro di Leonora fu pubblicato, e dopodiché passeremo la parola all'autrice che ci intratterrà piacevolmente parlandoci del suo testo. Il Pinia del XII secolo rivive nel Normanno di Eleonora Davide. Il mistero che circonda il feudo di Monteforte, territorio ambito per la conquista da parte dei Longobardi nell'anno Domini 1111, costituisce l'elemento fondamentale di questo romanzo storico, che affonda le proprie radici nelle vicende che videro l'Italia meridionale teatro di attacchi e numerosi tentativi di invasione. Guglielmo il Carbone, signore forte e orgoglioso del proprio ruolo, avvertiva profondamente il legame col castello, eredità di suo padre. Era circondato da sudditi che lo rispettavano, ma a un certo punto avviene qualcosa di misterioso e di tragico. Profondo è anche il rapporto che lega Guglielmo a Roberto di San Severino, con cui cerca di contrastare la temibile minaccia di invasione longobarda. Grazie a lui viene a contatto con una giovinetta forte e determinata, la protetta di Roberto, che lo aiuterà a scoprire indizi importanti. Dunque, buonasera a tutti. Io vi devo ringraziare perché sono estremamente onorata di essere qui in mezzo a voi in questo giorno poi particolare per la vostra associazione. Una accademia storica, appunto 400 anni non sono una passeggiata. E sicuramente avrete da raccontare tantissimo, più di quanto possa dire io oggi. Il mio libro, il Normanno, che questa sera vi sto presentando grazie all'invito della cara amica Hilde Rampino, è ambientato, come diceva Hilde, nel 1111, in pieno Medioevo, proprio a Monteforte Irpino. Ora, chi di voi conosce Monteforte Irpino saprà che esistono dei ruderi di castello normanno, molte volte detto longobardo, ma è un castello normanno, che poi è stato trasformato nel tempo finché è stato abitato o in uso. Riguardo al castello, proprio 2 anni fa sono cominciati i lavori di restauro. Le facce fiere dei cavalieri che si sarebbero battuti nel gioco erano ben visibili prima che l'elmo conico fosse calato a celarle. L'araldo all'inizio della giostra blasonò l'arma. Lo scudo e gli eventuali titoli nobiliari dei cavalieri, presentandoli al pubblico che affollava l'arena e dal signore che aveva organizzato il torneo. Misterioso resto di paradiso in una terra come quella in mezzo a tanto trascuro. Tagliato semplicemente per non dilungarmi alcuni è un taglio al castello di Montoro che viene offerto proprio in onore di Guglielmo il Carbone da suo padre. Ho un altro pezzettino che è un po' più un urlo lungo e acuto si propagò nella notte percossa da un tremendo temporale. Nel fragore dei tuoni che rimbalzavano tra le montagne, evocando tra i più semplici gli orrori dell'inferno, quel grido svegliò il signore, mentre il castello cominciò a tremare per l'accorrere degli uomini di guardia. Il cortile si riempì in un attimo. Una donna ancora mezza svestita, sconvolta e terrorizzata, urlava: all'assassino! Ricordiamo dei porci, è morto, l'uomo sgozzato. Va bene, allora
nostri, quelli che vanno scoperti, perché io quando ho letto questo libro veramente mi ha colpito profondamente. Bye.